Continua. Ok, sono veramente curioso. Dov'è finita la parte finale di Hunting Ground? Fabio, non l'abbiamo mai finita Hunting Ground. Mortal Kombat no, è un gioco che non mi piace. Cioè, in verità, magari mi piace in quelle 2-3 minuti magari, ma i giochi picchiaduro mi annoiano dopo 1 minuto proprio. Cioè, mi stanco subito con i giochi picchiaduro. Ok, partiamo. Esplora la grotta. Se vi ricordate dovevamo andare. Se non mi sbaglio, nella grotta era tipo la 502. La cache 5, no, 300, non mi ricordo il nome della grotta. Vabbè, comunque era nord. Ehi là, passo per un saluto veloce. Era Non nord. sono da un po' in live per la maturità di merda Fes Goodman pistola. Erika, grazie, mi piace 50. Grazie per i 50. Grazie mille per i 50. Gentilissima, mi dispiace per la maturità, vedrai però che questa sarà l'estate più bella di sempre, vedrai, vedrai. Ovvio, devi avere una grandissima pazienza a giocare ai picchiaduro. Uccidere di adesso per giocare con un solo personaggio, sì, ma a parte quello è proprio un tipo di gioco che non mi piace, cioè mi annoia proprio. È proprio una cosa che mi annoia. Allora, non mi ricordo il nome della caverna, ragazzi. Non mi ricordo, esplora la grotta, ma non mi dicono. Qualcuno ricorda il numero della grotta? Cachet? Perché lo vedo come francese, cachet. La cache. Era, perché mi ricordo c'è la grotta tipo 500, ma non ce n'è 500, mi sono drogato a quanto pare. Se 1638. 234 altri dicono. C'era 234. No, non c'è. Eccola, la 452, eccola lì a destra, devo scendere e poi andare a destra. Ho trovato, non temete. Guardale tutte, no, Guardale ho tutte, trovata. cat. Con chi pensate di avere a che fare? Eh? Con un genio della geografia. Ho trovata, devo scendere e andare a destra. Aiuto? Ok, quindi, dopo mi devo guardare bene quella lista lì. Che abbiamo appena guardato insieme, quella dove c'erano tutte le cose, cioè quella lista gigante, vedere se c'è qualcosa di nuovo, di nuovo interessante. Però contando che già Lorelai e Sally Face mi prenderanno un po' di tempo, boh, effettivamente credo che basti anche così. Tanto giochi interessanti all'orizzonte ce n'è. Sembrava un gioco su binario invece. Che cosa? Che cosa sembra un gioco su binario? Mi sono perso a cosa ti riferisci. Dovrebbe essere questa la grotta. Cave 452. I'm here. Monkeys. C'era una po'. Infatti. Usa la chiave. Ah, ce l'ho la chiave. Ah, ok, ce l'ho la chiave. Infatti, l'avevamo presa, mi sembra. Nella scorsa live, no? Ma perché. Madonna. Going offline, guys. Going fucking offline. Perché non mi parla più Jocelyn Flores? Usa Pulaski. K Comrade! Some smash as fuck. Passa attraverso, ok. Trova una via di uscita. Ma c'eravamo prima fuori, al massimo esplora la grotta, non trova una via di uscita. Minchia. Jocelyn Flores! I know you're somewhere, somewhere. Là c'è qualcosa però. Posso calarmi? I pantaloni! No, non posso. Va bene. Quello lì lo andremo a vedere dopo. K comrade, my friend. Com'è in russo? My friend sarà mai. Sì, sarà my friend. Tipo del genere. Ok, Sir Gachi Hyper. No, sto per sboccare. Ma non farle foto, abbassa. Cosa stai facendo? Oh, non capivo com'era perché c'è buio in maniera incredibile. Sembra Minecraft. Sto pezzo. Prima non si vede la sega. Non sembra niente perché non si vede la sega. Grazie, Shady. Grazie, Shady. Grazie per i 7 mesi. E grazie, chat. Per gli. Yeah! Grazie, chat. Hey, are you there?
No, non sono rimasto intrappolato dentro. Nothing yet because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't. Ma quando mai? So you didn't find anything? No. Io avrei fatto delle foto per tipo documentario. Ma non me lo son perso. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double. Ma non ho capito quando è successa sta roba. Food face. Freehead. Ma no, ma non è questo di Freehead. Non ho capito. Non è che non sto attento, ragazzi. Sto molto attento perché il gioco mi piace. Ma devo ora tornare a Two Forks. Cioè, ma mi fai fare tutta sta strada per tornare indietro? Ok, ora dobbiamo tornare letteralmente da dove siamo partiti, facendo però un'altra strada. Ok. Se sentite benissimo la porta che si chiudeva. Beh, si vede che in quel momento allora stavo rispondendo a qualcuno, tipo wow wow wow, c'è un qualcosa. Muro della fortezza. 5 gradi nord. Il mio pipo! I libri sul mio pipo? Cosa c'è qua sotto? Eh? Schema radio ham. Schema radio nam. Va bene, se ne frega. Note per il ranger. Il mio nome è Brian. Dovresti trovare... Madonna, Brian. Dovresti trovare questa nota insieme a un mucchio di chiodi da roccia. Il mio indirizzo... Ma no, vabbè, sì. Non credo di fare le missioni secondarie, ecco. Cioè, vabbè, credo sia una missione... Cosa fa? Però potrebbero essere utili a noi, invece. E spero la... gameplay... sì, gameplay. Il Game Boy. Per giocatore... Per cui questi giocavano ai giochi da. Giochi di ruolo. Ok. Ti tiro un faffo. Va bene, ora devo guardare la grotta. Credo di poterlo fare. Ok. Che credo di poterlo fare adesso. Di entrare e guardare un po' più a fondo, giusto? Perché ho tipo i chiodi da roccia. Non posso scalare. No, non posso però scalarla. Non posso fare una sega, però. Non posso entrarci di nuovo. Non posso rientrare da dove sono nato. Nella vagina. Non posso. Va bene, niente. Mi sono stati 5 minuti, che cosa è successo? Ora faccerò un mini riassunto per dimostrare che sto molto attento. Come detto, abbiamo esplorato la grotta che dovevamo esplorare nella scorsa parte. Abbiamo trovato ora dell'attrezzatura che ci servirà per esplorare poi la grotta ancora più a fondo. In che senso contro le regole? Ma Brian era strano, si salutava ieri come un bambino dalla ringhiera. Brian piaceva uscire dalla ringhiera sotto. Ma perché io sto assente dalle live un secondo e non capisco più niente? Chi è Ned? Ma di che cazzo parla? Oh, grazie Mauri, minchia, grazie. Che cazzo è Ned? Se io vado di qua, dove vado? A sud-ovest. Noi dobbiamo andare a sud, quindi vabbè, alla fine noi dobbiamo andare di là. Quindi ci può stare, passare, scendere di qua. Ned Flanders. Credo sia Crytee. Credo sia un altro ranger. Probabilmente però ucciso. Tu cosa pensi? Ma devi calmarti. Are you serious with this shit right now? Di dove boot? Honestly, I just wanted. Ormai siamo arrivati a 30, arriviamo a 31. Scusate. Io sono Ned Smileyface. Perché? Quindi. Ok, dove minchia, un genio. Guarda! C'è, ragazzi! Raga, mamma, cioè, boh, io boh, cioè, Cristo Bobo. Cristo Bobo, se seriamente. Creature quali? Hanno preso un trattore. Ma chi? Going offline! Five head clap. Ragazzi, un genio.
Pog, Fived, lo shroud della geografia. Lo shroud della geografia. Vediamo quindi che cosa c'è in sto buco. Vediamo. Marco Polo, succhiamelo forte, Gachi Hyper. Oh, easy, easy as that. Easy as that. Cosa c'è di più facile di orientarsi in un bosco con una cartina, senza quindi un GPS tecnologico, che okay? Con una cartina di carta. Perché è per quello che si chiama cartina, immagino. Se no si chiamerebbe tipo plastichina, metallina. Immagino. Questa è che pezza. Han cagato nella grotta. Diglielo che sono dei villici. Diglielo che abbiamo a che fare con degli animali. Cagano nella grotta. Literally. Cartina di carta, ragazzi. Voi ci pensate perché le cose si chiamano così? No, io sì. Ci creiamo nelle viscere della terra. Sono proprio curioso di vedere che cazzo c'è alla fine di sto gioco. Monka S? No, no, io non so. Cioè, sono un god memer, però non sono Dio. Ah, è Brian. Monka S, PPS. Come scavalca? Non facciamo neanche un commentino? Ma non facciamo neanche un commentino, scusa? Comunque se salti fai prima, eh. Olle. Sai quanti bei meme che ci escono. Necrofilia time. Non corre neanche più, è rimasto scioccatissimo. Ma non fa commenti con lei? Arrampi che fuori dalla grotta e segnala il corpo. Ma appunto, ecco. Ma spostarlo? Ma perché? Ma perché? Sono contate le foto, eh. Sì, vabbè, ma cosa puoi trovare di più interessante di un cadavere, scusa? Le tipe nude al lago, effettivamente. Le tipe nude al lago. PPS, comunque. L'hanno rivelato bene. L'hanno rivelato bene. È stato un lento reveal. È stato abbastanza figo. R deep picture, what? Sì, la mettiamo nei subreddit, sì. Perché non posso più... Oh, finalmente si è ripreso quest'uomo. Ok. Ho capito. E tutto questo per scoprire che c'è un cadavere. Io voglio sapere chi è la gente che mi spia, soprattutto, e cosa sta facendo. Di Brian, sinceramente, no, non me ne frega una sega dopo che mi ha fottuto mille ragazze. Scusami, eh. Ma esattamente da dove siamo arrivati? Io ti spio, smiley face. Ma esattamente da dove siamo arrivati, fra l'altro. Cioè, non è neanche un altro percorso. Io speravo di uscire da un'altra parte, cazzo. A me sembra lo stesso identico. Vediamo se... Ah. Qua c'è la porta. What the fuck? Quindi... Ok. Io esco di là. Esco di qua che sono più vicino alla torre. Punto di domanda. Sono confuso quanto voi, eh. Sono confuso quanto voi. Ok. Parliamole. Heidi. Heidi, please. Il mio culo. Sì. Hey, Orbs, go away. Ma ce n'è così tanti. Sei su Marte. Effettivamente. Delilah. No, ma magari lei già lo sapeva. Sta facendo il doppio gioco. C'è qualcosa che non mi torna. Lei è qualcosa che non mi torna. Allora, a me sembra caduto. Però sì, potrebbe essere un finto incidente. Merda. Chi è Ned? Perché mi ha detto forse Ned ha fatto questo? Pensavo che Brian fosse l'altro. Brian è un bambino. No, perché? No, perché? No, sinceramente. Era solo un amabile ragazzino. Ah, era davvero un bambino. No, perché? Freehead. What do we do now, Dee, dimmi un po' tu le cose, perché sei tu qua al capo. Vabbè, io ci volevo cercare di evitare di darti colpe su colpe.
that cave. Vabbè, ok, possiamo andare avanti. There's e vabbè, vado a casa, mi faccio le melanzane alla parmigiana e via. Via, melanzane e via. Brian è sempre il colpevole di tutto, Fried. Sempre. Da quello che ho capito, Brian lavorava lì, siccome faceva il cazzone, dell'aria ha deciso di parare il culo facendo passare come nulla facente Ned al posto suo, che penso sia quindi stato licenziato al suo posto. Ok. Quindi ora ovviamente si sente responsabile. E magari però sarebbe morto Ned al posto di Brian. Raccogli i tuoi effetti personali. Mi hanno licenziato. Via questo. No, stavo raccogliendo la roba. Minchia, ma perché ogni volta? No, questa è mia. Cos'è, un preservativo? Ti devi calmare, troiona. Questo è mio. Che è quello che mi interessa. Io voglio sapere chi è che... Non mi piacciono le melanzane, Arianna, vergogna. Intanto saccheggio il posto qua. E poi arrivo e rientro. Ah no, hanno buttato tutto sotto sopra. C'è gente che ci spia. In verità è lui che è schizofrenico. Oh, che cosa c'è? Cosa? Che schifo, cosa succede? Sì, ho capito, ma è davvero Marte. Ok, impacchetto tutto. Grazie. Non c'è niente altro che devo prendere? Questa roba di 13? Sì. Il resto? Ok, dobbiamo seguire il segnale. Ok. Ok, c'è qualcuno quindi che ci sta spiando, ma abbastanza anti-sgamo perché lo stiamo sentendo benissimo. Quindi ora devo tirare fuori le mie doti da geografo. E capire dov'è. The bomb is near. Anele clap. Ok, di qua fa un tic più acuto. Vedete, qua fa ti. Li fa ti. Vedete? Ti. E qua ti. Ti. Anele. Quanti anele. Si finisce ancora nella grotta, secondo me. Ok, di qua. Mica un genio. Di qua. Mamma mia. Ragazzi, faccio paura da quanto sono bravo. Porca merda in culo, levati. Un genio. Faccio paura. Non capisce niente cosa che sono tutto arrivando. L'ulv cosa? Ma perché ho sbagliato strada? No, è perfetto così. È di qua. A nord-ovest e a ovest. Perché quando prendi il segnale giusto poi giri dall'altra parte? Non è qua il segnale giusto. Perché le lucine sono colorate in maniera buona, in maniera allegra, c'è il verde chiaro. Quelle gialle, verdi e rosse. E infatti io sto seguendo loro. Dove stiamo finendo? Dove minchia sono? Ok. Stiamo andando sempre alla caverna comunque. Fa paura. Nah. Non avete nulla da temere al mio fianco. Non posso rispondere. Chi ci sta venendo a prendere? Alieni? Abducted, Gachi, please.
Pepe Laff. Sì, sì. No, ragazzi, se sto sbagliando strada, qui è la fine perché mi devo rifare tutto, eh. Però sto coso suona bene adesso. Bisogna scendere. Sto coso suona abbastanza bene. Cioè, lì la funivia di emergenza. Aspetta, che io sto cercando ancora roba. We are coming. Aia, le mao. No, no, vai, il dead end. Ma ho sbagliato così tanto? Non è vero, sta suonando un casino. Ma suona tantissimo, perché i Pepe Laff? No. Aiuto, ho paurissimo. Guarda come suona. Sto per esplodere. Mi sono cagato. C'è una fune. Se la salgo, Henry? What the f... Here we are, Anele, clap. Yeah, soon, yeah. Anele. Aiuto, chi è? Ned. Monca S. Goodwin. Ok, quindi era lui che ci spiava dall'alto, ok. Lui è 3 anni che vive qui, contento lui. Delay le sue registrazioni non sono da perdersi, capisco perché piaceva a Brian, fa sesso telefonico, quindi. In poche parole. Ned Stark, Pog. 13 e Spack. E quindi, Brian, questa è la tua cassetta. Non sto capendo di cosa parla, però. Ok, quindi Brian, quello lì che abbiamo trovato morto, lui continua a sostenere che è morto per sbaglio. Ha detto che ha agganciato male il gancio. Brian aveva solo 12 anni. Ma Goodwin che cazzo è? Ah, Ned, ah, il cognome. Ok. Ok, il cognome. Quindi Goodwin, Ned ci stava controllando perché lui vive qui da 3 anni e noi gli abbiamo rotto il cazzo. Ed era solo Ned ad ascoltarci. E Brian era tipo il figlio, o lui è il figlio. Ed è morto cadendo. Ok, esatto. Brian è il figlio di Ned. Toro fare per l'evacuazione, ok. Mi avete detto di salire, vado. Prova a scalare la fune, vado. Però non so se questa è la strada giusta. Spunta lui, spunta la faccia. Mi devo preoccupare, dato che me lo avete No. Mi aspettavo peggio. Ned è il padre, Brian è il figlio. Sì, no, poi l'ho colto. Sì, ma in ogni caso c'è qualcosa che non mi torna, cioè è lei che non me la conta giusta, è lei che per niente proprio me la conta giusta. Non ho capito, Delilah si faceva Brian, ma no, però Brian, anche se è un dodicenne, piaceva a Delilah. Qua c'è della roba. Ho trovato un bunker, ho trovato della lore. Ha colto. What the fuck? Riviste per giovani? In che senso? Questa potrebbe essermi utile per dopo. Aha. Cosa abbiamo qui? Sta
Stazione mobile c'è no, dell'entrata all'armata. Wow, quindi ci seguiva in ogni singola cosa. Attrezzature, liste. La vecchia postazione di Brian. Anche io pensavo fosse di Brian, magari l'ha comunque usata Ned. No, sì, l'ha comunque usata Ned. Non è vero, solo alberi. Che schifo, anzi. Però, forse vede però la mia torre. Eh sì, infatti. Ecco perché sapeva sempre tutto. Quando io me ne andavo, quando ci tornavo. Ecco perché. Comunque è carino sto pezzo. È comunque più pulita di camera mia, sì. Cioè? Ah, è il tuo, quello che è quello che abbiamo buttato in acqua, magari, boh. Bozza di relazione. Cosa vuol dire? Delilah, 43 anni. Via. Questo? Henry, sono io. Abbiamo 39 anni, va bene. Questo chi è? Ancora. Ma queste qua le abbiamo già trovate, queste cose. Vabbè. Che è carino questo posto, interessante. Perché ci spiava? Esatto, ma è quello che turba me, non capisco questo. Perché ci spiava? E basta. Cioè, non ho capito perché ci spiava. Ora comunque devo andare a nord della torre di avvistamento Toro Fair. Vabbè, in cima, ok, devo andare in cima, quindi a nord puro, in poche parole. Però di qua non posso, mi sa. Un maniaco del cazzo. No, beh, deve aver avuto un motivo per spiarci. Cioè, non credo sia solo perché lui viveva qua e quindi noi gli abbiamo rotto il cazzo. Non lo so. Tra i tanti particolari di ieri c'era scritto cazzo. Sì, ci ho fatto caso. Non l'ho commentato perché non sapevo come commentare questa informazione. Però sì, ci ho fatto caso. Segni particolari, un gran bel cazzone. Sì, no, ok, quello lì, ok. Lui viveva lì da 3 anni. E quando noi siamo arrivati, lui era proprio preoccupato che noi lo potessimo trovare. No, lì ero tranquillo. Cioè, fin lì ci sono. Però, boh, mi sembra che ci sia qualcosa di sotto di molto più grande, secondo me. Come una enorme cospirazione sotto che non mi torna. Non so, sento... Non so, mi sento un complottista questa sera. Ma era opzionale questa fase. Andare su a vedere quella roba, sì. Cioè, Henry 38 della 40. What the fuck, e ci prova con noi. Vabbè, metti che Delilah parla solo con noi. O ci prova con noi o ci provava con Brian che ne aveva 12. Va comunque meglio con noi che con Brian. Però mi sono perso. Cioè, so che sto andando nella direzione sbagliata. Secondo me a nord è una trappola. Ma secondo me è quasi per forza, perché cosa sta accadendo? What the f... Perché lei non me la conta giusta neanche un po', ma neanche un po'. Ok, di qua si può. Lei non me la conta giusta, ma proprio nemmeno un po'. Almost Lulvu. Moncavu. Ma la cospirazione secondo me c'è, ne ho appena parlato. Ascoltami quando parlo. Ah, ma parli del bimbo morto. Sì, vabbè, ma... Potrebbe essere stato un incidente. No, non lo credo, però potrebbe esserlo. Deve voleva farsi Brian nella grotta di DW. Aia. Aia. Ho capito, ma che padre di merda. Perché costringere tuo figlio a vivere come Tarzan nella giungla? Perché mai dovresti fare una cosa del genere? Esatto. Mandalo a casa e basta. Non sarà costringere. Dai, rincuorala. Zitta puttana. Secondo me è stata lei. L'ha ucciso lei e dà la colpa a lui. Potrebbe tranquillamente, ma... F-
Forse lei dice: dovresti sentirmi sollevata che non ci sono prove di questo, questo. Prove di questo, basta! Di questo, questo e questo. Oh no, ho sbagliato strada. Di qua poi è chiuso. Ma mi sembra. Ora finisce la live. Ah, Luna. Merda. Di qua è chiuso. Sono andato da Wapiti. Cioè, lei magari dice: non sei tanto, non sono tanto felice. Come andrei con loro? E io? E io? Sì, era il posto del Sam Smash. Ma non è che mi fido così tanto. Wapiti, wapiti. Wapiti, popiti, zulul. E che te tengo fatta male? Quindi, allora, però, in ogni caso, lei quindi, ok, sì, devo andare per il Thunder Canyon, che è a est, quindi dovrei andare. Aspetta un attimo, Thunder Canyon. Vabbè, devo andare un attimo a sud, secondo me, e poi entrerò nel canyon che serve a me. Che dovrebbe essere questo qua, ok. Quindi, secondo me, potrebbe averlo ucciso lei, e lei fa i discorsi del tipo... Sì, ok. Non dovrei essere felice, non lo sono. Perché, appunto, potrebbe... Si caga addosso... C'è un modo del gioco per farci capire che lei si caga addosso perché effettivamente magari è stata lei e non lo vuole dire. Cioè, e ha paura che noi lo possiamo sgamare. Che noi la possiamo sgamare. Zulol is retarded. Quindi potrebbe davvero essere stata lei. Perché Brian, pensiamoci in maniera razionale, Brian non ha veramente senso che abbia, cioè perché avrebbe dovuto uccidere il figlio Brian? In ogni caso, anche se fosse, stiamo qui a dire ma Brian avrà ucciso il figlio, chissà chi è stato Brian, ma cioè scusate, Ned, ma cioè perché avrebbe dovuto uccidere suo figlio Ned? Ma Ned ha lasciato la cassetta. Sì, ma Ned ha lasciato la cassetta dove comunque aveva detto che non è stato lui a ucciderlo, perché lui ha paura che... Può darsi che lei ha ucciso Brian, Ned lo sa, e ora lei cerca Ned per ucciderlo, e Ned quindi si nasconde e fugge per non farsi trovare, e nella cassetta quindi ha voluto chiarire che non era stato lui, perché sapeva che la tizia gli avrebbe messo in testa che invece era stato lui, dato che è stata lei. Lui avrebbe detto che è stata lei, però lui sa che noi avremmo ascoltato la cassetta e ha paura, magari ha detto, boh, magari la sente anche lei, non lo posso dire, non voglio che lei sappia che Henry sa quello che so io. Quindi è stato vago e si è limitato a darsi un alibi invece di accusare. Perché c'è la musica di Minecraft? Ha senso? Fried? Siete voi Fried allora? Perché uccidere un 12enne? Vabbè, quello lì magari Delilah è psicopatica. Perché uccidere un 12enne in più se è tuo figlio? Brian ha... Uffa. Ned c'ha ancora meno motivi per ucciderlo. Magari lei ha manomesso i moschettoni. Oppure magari lei l'ha ucciso per sbaglio, gli ha dato dell'attrezzatura difettosa che non avrebbe dovuto dargli e non l'ha fatto sinceramente apposta, e per espiare il senso, cioè è impazzita, ha avuto una scissione psichica, è impazzita e ha detto no, pur di non essere stata io ora mi convinco che è stato lui e convinco tutti che è stato Ned. Può essere, può essere. Ci siamo? Dovremmo esserci. Sembro la cameriera del sushi in cui vado. Ogni volta appena mi siedo arriva... Ci siamo? No, mi sono appena seduto. Cosa mi prendi gli ordini? Mi sono appena seduto. E dove vado però?
Non avrebbe comunque senso. Come ti permetti? Ah, invece ha sensissimo. Ci siamo? Ming Li. Ming Li. Aiuto però. Cazzo. Cosa mi serve venire qua? È tutto chiuso? Aspetta che non so dove sto andando. Ma quanto difficile sto posto. Ma mi sto perdendo nell'erba qua. Nell'erba alta. Mi sento un Pokémon. Allora, con molta calma. Stiamo andando ora a ovest. Ok, di qua è giusto per andare verso la strada principale. Qua do comunque un'occhiata. E se noi fossimo Ned? Oddio, sarebbe un colpo di scena abbastanza grosso, perché vorrebbe dire tutto, no, lo squilibrio mentale, eccetera. Però non avrebbe senso, perché è tutto gioco che ci chiamano Henry. Ok, di qua è giusto. Cerca di sedere sulle montagne come Skyrim. Ci avessi il cavallo di Skyrim, sarebbe molto più fattibile. Boh, dovrebbe essere di qua. No, supply dopo la minchia. Un bivio, ovviamente ho sbagliato. Ci autospiamo, esatto. Ci siamo autospiamo. Ma poi vabbè, appunto, ci chiamano. C'è davvero la funivia. Su questo non stava mentendo. Entra. No, glielo di dire neanche. Tu entra. Dopo al massimo lo dici. Tanto al massimo ti tagli i fili e muori. Ah, ma a mano così, che palle. Ma non credo. No, non credo lui sia Ned con la voce diversa e di che ci parla. No, ma infatti. O appunto si spiega che ha la voce diversa e lei che ci parla perché è schizofrenico. E quindi ok. Se no. Che bella questa funivia, Monca Omega. E il bimbo morto fosse il figlio che ha fatto con Giulia? What the fuck? No, non credo. Perché dovrebbe essere qui poi? Non ho la mappa di sto posto. Dove Ah, vabbè, mi sembra che lì sia l'unico posto in cui devo andare. Non si vede la sega. Il design di sto livello, di sto posto è pigro. Pigrizia stilistica qua, vedo, eh. Avrebbe dovuto mettere una luce, uno sprazzo tra le nuvole per indirizzare il giocatore. Ma perché sono venuto qua, però? Cosa mi serve essere venuto? Non è dove ero io prima? No. Oddio, sono gli stessi poster, c'è sta merdina, però tipo questo no. Ok, no. Monca S. What? Ciuffo del diavolo. C'è qualcosa del diavolo, ho letto. Non è la torre di Dalia. Ci sono delle cuffie radio. Vediamo cosa accade. Non sto capendo niente. Hi. Yeah, Henry? Quello sono io però. Red, Colorado Plates. Yeah. Ok, lei in teoria dovrebbe essere già via. Però io che cazzo ci faccio qua? Cioè, nel senso, quando mi venite a prendere? Hey, that's a man's pickup you're talking about. Sì, vabbè, a parte le battute. Make sure he's okay. È la sua, Monca V. Se anche fosse quella di Delilah, ci sta, perché lei aveva detto che mi guardava e mi disegnava, mi sembra. Sì, yes, un cazzo, non è detto. Basically started another. Okay, so that's a wash. Oh, I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. Sì, sì, no, questo qua sì sono io, ma se è quella di Delilah ci. Però quello che noi sappiamo, what we know. We chi? Noi chi? Maybe. Sono un po' confuso.
PPS? Ma che cosa ne so? Ma io voglio capire. Maybe move to Santa Fe. Open a jade emporium with your sister. Cos'è una lingua? Cosa sto? Perché infiamme la torre? Anch'io ho fatto caso a quelle. Infatti, ci ho fatto caso anch'io. L'orso, vabbè, random. Lì c'è tipo una firma, ma è cancellata. Là in alto cosa c'è? Boh, niente. E se qui... Dite che lei sia Giulia. No, no, vabbè, è impossibile. Questo anno non può essere. Yeah, sure. Henry, look, you came out to put your memories behind you. Guarda la firma strana. Eh sì, ci ho fatto caso, ma non. No, no, ci vado da Giulia. Ok, ma comunque io sono orribile. Comunque sì, ci vado da Giulia, ma. No, no, ma Giulia, no, no, non può essere Giulia. No, 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 quella no. Una pausa del corridoio del tempo. Oh, detta anche menopausa. Ma che microfono lo sto usando poi? Dove? Ma perché ogni volta me li perdo? Sì, anche perché non mi fido, quindi. E se tu fossi Giulia, vabbè. Ciao, Ah, è vero che lei mi chiamava Hank. Minchia, un attimo mi è venuto un colpo. Sì, che lei mi chiamava Hank a volte. Perché, tipo, si era scordata il mio nome la prima volta. Minchia, mi son preso male. Le cuffie della Razer. Sì, l'ho appena intravisto. Madonna. Arrivo, non capisco. Aiuto. Arrivo, un attimo, suono il clacson, muoviti. È pronto. Sì, faccio una scorciatoia qua. Guarda che shortcut. Ah. Accadrà qualcosa? Un caes. Io non mi fido ancora, ragazzi. C'ho qualcosa. C'è qualcosa che non mi torna. Basta. Le foto, sì. C'erano le mie foto tutte a casissimo. Tutte le foto fatte a casissimo. Le posso vedere qua? Tu radio, caricamento rullino. No, cos'è? Ma cosa, non ti darò mai la mia mail. Vabbè. Tutte le foto sono del cadavere. Oh mio Dio. È terribile il finale, è terribile. Pompa tantissimo sto gioco, pompa tantissimo. Guarda, se non hai superato le 2 ore così puoi fare rimborso. 3 ore esatte abbiamo fatto, 3 ore esatte. Cazzo. Però almeno ho preso le carte di Steam. Così mi ci faccio con ognuna 8 centesimi. Pippo, Gachi please, ci sono rimasto malissimo. Se aspettavi la fine potevi vedere la faccia di Harry. Vabbè, chi se ne frega, volevo qualcosa di un po' più...
pompino senza ingoio. Cioè, sì, almeno non è un badendi. Più che altro però ti hanno costruito una roba abbastanza interessante, perché il modo in cui hanno costruito il tutto era fighissimo. Il tizio che ti spiava, che ti guardava, che ti ascoltava le conversazioni, era fighissimo. Il finale fa schifo, il finale è veramente me. Pippo now, Regi. Non mi è piaciuto per niente, non mi è piaciuto per niente. Non puoi costruire qualcosa con così tanta suspense e poi concluderlo con una cosa così semplice. Lascia un po' l'amore in bocca. Più che altro non sembra neanche un finale aperto, cioè sembra che... Bene, è così. E il tizio praticamente ha ucciso il figlio, vive come un eremita. Basta, ciao. E basta, letteralmente. Mi ha rovinato tutto l'hype. No, il guardone era Ned, Josh, il guardone era Ned. No, abbiamo capito tutto invece, abbiamo scoperto tutto. Solo che tutto era poco interessante. Era tutto poco interessante, però. Tutto qua. Sì, beh, che dire. Ci sono rimasto male. Ci sono rimasto male. Ma infatti che senso ha il prologo con le scelte? Sono così confuso. Aspettate un attimo. Sono così confuso. Firewatch. Ending. Understanding Firewatch brutal. Ma perché brutal? Ma cosa c'è di brutal? Lo so, io non l'ho capito. E noi? Cosa, perché non so? The ending fits us and the players. Back to our reality and to face it even if it hurts. Va bene, sì, ok, perché c'è quella parte di finale che vuole dire che lui comunque non è riuscito a scappare dal suo passato e dovrà tornare perciò nella sua vita vera a parlare con la moglie, con l'Alzheimer lì, con la demenza, eccetera. Ma questa gente non ha mai giocato a To The Moon, allora non ha mai giocato a Bird Story, cioè non ha mai scoperto che dentro i cubi da compagnia di Portal ci sono delle persone vere. Le cose veramente brutali non le ha vissute. Un bel viaggio. Ma un attimo, no, ci sarà qualcosa su Google un po' più veloce. Endings. Press start Australia. Allora, spoiler warning. Introduction part 1. No, minchia, troppo lungo. Troppo lungo. No, che è lunghissimo, ok. È lunghissimo. Però a quanto pare la gente ci si sballa con questo gioco a fare le teorie. Ok. Questa è la profondità con cui la storia va, cioè in cui la storia va. E per questo motivo gli do un 10. Credo sia allora un problema mio. Devs pretenziosi. No. Sti cazzo di millennials che hanno scoperto i giochi adesso e appena c'è un gioco con un leggermente maggiore carica filosofica impazziscono. È One, quanti anni hai? 10. Ma sei un bambino. Un bambino, cosa avrei giocato? Avrei giocato a COD e alla merda e basta. Grazie al cazzo che ti gasi con Firewatch. Non dico che sia brutto il finale, qualcosa me lo son perso sicuro. Però non è un 10. Sicuramente c'è da fare il paragone e i millennials Regi. Irbri! Sicuramente c'è da fare. Z Killer, grazie. C'è da fare sicuramente il collegamento tra il finale di Firewatch e il significato che ha, ovvero che non si riesce a fuggire dal proprio passato così a caso, nel senso lui è andato lì per fuggire dal passato, ma non è che basta quello per fuggire dal passato. Infatti lui torna alla vita di prima con il passato rimasto nella sua testa, e questo ci sta. Perché il significato del gioco è: non puoi fuggire dal passato dando fuoco a un bosco. Messaggio ammirevole, lo apprezzo, ed è vero, è giusto.
Però oltre quello non so che altro c'è di così profondo. Devo leggermele queste cose perché sono turbato da questi voti altissimi che però non vogliono dire niente. Comunque, vabbè. Bene, come finale di Gonome. Però il finale di Gonome già era un po' più... Non era in chissà che, ma era un po' più interessante.